i due giovanissimi grazie ai quali la Folgore ha vinto, però ha vinto la squadra, avete segnato voi. Il professore di diritto che ti vedeva la partita dice lui ha segnato perché ci sono io, aveva paura. No, già il mister, il professore già me l'aveva detto, mi è venuto a parlare a scuola e mi ha detto che ero stato bravo, mi ha fatto complimenti. Ha detto la prossima volta che ci sono io segni. Allora, lui è venuto, ci dice che è venuto la prossima volta. E allora questo gol a chi lo dedicato? Dedico a tutta la squadra, innanzitutto alla mia famiglia, a mio padre. Perché mio padre e mia madre mi hanno sempre sostenuto, mio fratello e a tutti. Spano, allora entra, segni, ma più di questo che vuoi? È stata una partita bellissima, sono andato per il mio primo gol in eccellenza. Lo dedico a tutta la mia famiglia, a tutta la squadra, a tutti i miei amici che mi stanno sostenendo. E ti fosse pure, dai. Certo, per questo prima di tutto. Anche perché siete degli idoli diventati, dei tifosi, due ragazzine che entrano, fanno gol, non capita tutti i giorni. Dico, ci dobbiamo salvare però. Certo, è stata una vittoria importante per noi, anche per allontanarci dai play-out. Questo avvicinamento tecnico, avete sentito che c'è questo nuovo allenatore vicino o qualche cosa che avete già percepito? Da poco ci andiamo con il mister Cavataio, però bisogna lavorare per migliorare sempre di più. Allora, abbiamo iniziato ora a conoscerlo, abbiamo ancora tanto da lavorare perché ci sono ancora nuove partite, l'obiettivo però ci sta avvicinando sempre di più all'obiettivo. Salvezza. Perfetto. Grazie ragazzi. È stata una vittoria importante perché è una vittoria che dà serenità. Dopo il cambio della guida tecnica, la squadra ha reagito positivamente e quindi questa vittoria è una vittoria che si aspettava da tantissimo tempo, una vittoria dedicata soprattutto a chi ha creduto in questi sacrifici, nella voglia dei ragazzi di finalmente regalare una vittoria ai tifosi che se lo meritavano tutto e che hanno incitato da tantissime domeniche la Folgore al di là dei risultati. Quindi è una vittoria che dà un po' più tranquillità alla società, a tutto l'ambiente. Speriamo che possa essere l'inizio di un fine campionato che ci possa regalare tante soddisfazioni. Mister Bernardo, a fine gara, una certa amarezza, ha cercato fino alla fine il Castel Daccia di pareggiare questa gara, però alla fine ha subito il raddoppio della Folgore. Vedo in lei amarezza. Ma sì, se avessimo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto, magari staremmo parlando di qualcos'altro. Cosa non le è piaciuto della sua squadra? No, la squadra ha lottato fino alla fine, dal primo all'ultimo minuto. Queste partite sono molto combattute. Se avessimo magari sfruttato le occasioni, sarebbe stato meglio. Il Casteldaccia porta fortuna alla Folgore, con l'ultima vittoria risale proprio a Casteldaccia della Folgore. Sì. È la cabala, il gira. Ma non lo so, è una partita. Perché ha fatto uscire Monti, eppure temevamo molto questo Monti. Era stanco, aveva consumato tante energie e ho dovuto sostituirlo con gente più fresca. Risultati un po' strani di fine campionato, soprattutto sì, che riguarda la bassa classifica. Ma sai, le squadre che siamo. L'Aspra che vince a Mazzara, l'Accademia che vince fuori casa. Spero che siano salvare, lottano per fare punti, magari sono squadre che hanno un po' perso il mordente. Il Casteldaccia se salvo? Il Casteldaccia si deve salvare, assolutamente. La Folgore come l'ha vista? La Folgore è una squadra muscolare, diciamo che non c'è pensiero tantissimo, però è stata molto concreta. Cosa deve fare il Casteldaccia per salvarsi adesso? Ma il Casteldaccia quante partite restano? Ancora fortunatamente ne restano un bel po' e dovremmo cercare di fare punti soprattutto in casa nostra.